Luna ci presenta i fan fatti della storia e della letteratura inglese. La morte. Dato che Halloween si avvicina, quale argomento migliore per i nostri succosissimi fan fatti? Verrebbe da pensare che col progresso della scienza e della medicina, sempre meno persone morissero dal 1840 circa, quando fu introdotta l'anestesia. Purtroppo però, se la scienza e la medicina progredivano, l'igiene no. Infatti molti meno pazienti morivano sotto i ferri dei chirurghi, ma visto che quei chirurghi raramente si lavavano le mani prima di operare o di far partorire una donna, per esempio, tantissime persone morivano tra indicibili sofferenze settimane dopo per le infezioni causate dagli interventi. Ma perché si moriva nei secoli scorsi in Inghilterra? Una risposta la troviamo nei registri dell'Anagrafe di Londra, dove nel 1758, per esempio, vengono riportate circa 17.600 morti. Di queste, solo una quindicina sono condannati a morte e poi giustiziati, e appena 5 sono vittime di omicidio. Oltre alle cause più comuni come il tifo, la malattia, non quello da stadio, e la vecchiaia, il registro riporta anche 46 morti di sifilide, chiamata il morbo francese, 5 morti di mal di gola, 4 di fuoco di Sant'Antonio, 644 morti per denti. Dato che l'aspettativa di vita era così bassa, a Boston si registravano morti per aver bevuto acqua fredda e altri morti di paura, i matrimoni erano molto più brevi, perché presto uno dei due sposi moriva. Quello che invece si dice spesso, e cioè che in passato ci si sposava più giovani, non è vero. L'età dell'85% delle donne che si sposarono tra il 1619 e il 1660 era di 19 anni o più vecchie. L'età media era di 23 anni per le donne e 28 per gli uomini, quindi non giovanissimi. Il fatto che Shakespeare abbia deciso che Giulietta avesse 13 anni ci ha spesso fuorviati, ma era lui quello strano, non gli altri. Visto che restare vedovi era normalissimo, era anche normale risposarsi. Le donne avevano bisogno di un marito che le mantenesse economicamente, gli uomini di una moglie che si prendesse cura di loro, della casa e dei figli. Si calcola che un quarto dei matrimoni alla fine del 1600 non fossero prime nozze, e il trend rimarrà invariato fino all'inizio del Novecento. Con tutti questi morti e questi vedovi e vedove, i vittoriani diventarono i numeri uno del lutto. Avrete forse sentito parlare i vostri nonni e bisnonni di quando anche in Italia ci si vestiva a lutto, cioè in nero, dopo la morte di un parente stretto. Bene, i vittoriani sono gli eroi indiscussi di questa pratica, non solo per i parenti stretti, ma pure per quelli distanti, per gente che non avevi mai conosciuto, per persone che manco erano parenti tuoi. Insomma, praticamente per chiunque bisognava portare il lutto. Quale fosse l'indumento e la durata del lutto dipendeva da un sacco di fattori. Se per esempio il morto era uno zio di tuo marito o di tua moglie, se era sposato il lutto per te doveva durare 2 mesi, se invece era singolo o vedovo un mese solo. Perfino la seconda moglie doveva portare il lutto complementare se moriva un parente della prima moglie di suo marito. E per le donne, il lutto significava aggiungere strati di tessuto ai vestiti già pesantissimi e di un tessuto talmente particolare che si consumava in proporzione a quanto lo portavi, perciò si vedeva subito da quanto eri in lutto. Ovviamente c'era anche il lutto nazionale, quando moriva il re o la regina, in proporzione agli anni di durata del regno. Immaginate il panico quando muore Vittoria nel 1901 dopo oltre 60 anni di regno. E mo per quanto dobbiamo tenerlo sto lutto? Per scoprire altri fan fatti della storia inglese, iscrivetevi al mio canale YouTube e seguitemi sui social. Chi l'ha detto che la storia e la letteratura devono essere una palla? See you soon!